Let's go! Bentornati, ovetti, su Kirby e la Terra Perduta! Ora puoi far evolvere l'abilità spada! È vero, infatti nello scorso episodio abbiamo trovato il progetto per l'abilità spada, tuttavia non abbiamo abbastanza pietre rare, quindi oggi andremo avanti in Macerie e Meravillà e poi andremo a fare un bel po' di vie del tesoro. Quindi, Macerie e Meravillà alla fine è un parco giochi. E non ho mai controllato una cosa, vediamo un attimo, ecco qua, allora, N-O-M. Devo vedere le prime lettere dei mondi, perché di norma c'è sempre qualche chicca segreta. Vabbè, per il momento, cominciamo questo livello. Invasione nella casa degli orrori. Spoopy! Comunque sì, appunto, un parco giochi, alla fine, c'è una casa degli orrori, abbiamo anche visto le montagne russe, alla fine, ci manca una ruota panoramica, ma suppongo che la vedremo più avanti, ok, perfetto, alieni, tanti, tanti alieni, e fantasmi, che c'erano anche in Kirby Triple Deluxe, ve li ricordate? Oh mio Dio, ok, abbiamo fatto un super colpo, erano presenti nei livelli della... grazie mille, Duktesak, delle tende del circo, intanto qui vedo altri spettri, anche questi presenti in quei livelli, e qua dietro c'è qualcosa, ho perso un punto vita, quindi il cioccolato è sempre più buono, anche perché mangia tre dolcetti nascosti nei fantasmi, dai fantasmi, non nei fantasmi. Altra cosa, ok. Mi spiace, cari, voi non mi colpirete e io riuscirò ad andare avanti e a trovare ogni cosa e a non perdere l'abilità Lama Chakram. A quanto pare quest'ultima cosa non lo posso fare. Bam, ok. Allora, fantasmi, ok. Ole, aia. A quanto pare non è possibile proprio fare attacchi melee con questa abilità, vero? Mi fanno anche tanto male, ok. Pensavo non danneggiassero Kirby, a quanto pare sì. Cosa abbiamo qui a destra? Ok. Oh... Vai. Ce l'ho fatta? Sì, ok. Bisogna colpire al momento giusto la scatola, altrimenti esce un bombospino al posto del Waddle Dee. Ci sta, ci sta, ci può stare. Siamo a 3780 monete stella. Si chiamano così, non ti azzardare. Non riuscirò mai a fare un attacco ravvicinato per bene alla prima botta, vero? Ok, cerchiamo di non perdere, per favore. Oh, si è visto nei trailer. Boccomorfosi. Morfo lampadina. Ok, possiamo saltare e illuminare. All'infinito? Sembra di sì, ok. Luce? Sì, ok, quindi la luce serve per appunto andare avanti. Aguzziamo bene la vista perché... Esatto, cala l'oscurità adesso. Allora, siamo più veloci quando non abbiamo la lampadina accesa però, quindi... Stiamo attenti, uno, a non cadere, ok. Due, a non essere troppo lenti. Perché suppongo che da YouTube si veda poco. Di norma è così nei livelli... No! Nei livelli bui, intendo. Vai. Magari c'è un punto dove devo proprio stare attento. Ok, vai. Illumina. Attenzione. Casa degli orrori. Beh, non si fa per dire. Là non ci posso arrivare, ok. Quindi vuol dire che c'è un'altra strada. Esatto, esatto. Ok. Ed ecco qui. Luce! Non ho illuminato tutto quanto il piano, mi aspettavo quello in effetti, ma meglio prendere del cibo. Però non sono dolcetti, quindi non vale per la quest. Allora, checkpoint, grazie mille. Non ho mai usato questi checkpoint alla fine. Suppongo che se cadete vi danno la possibilità di tornare appunto in quel punto, o se magari perdete. Non abbiamo ancora perso una vita noi. L'ho detto, vero? L'ho assolutamente detto, ok, allora. Oh, ok, quello è un... bombospino che si attiva con la luce? Sembra essere così. Ok. Quindi vuol dire che probabilmente non dovrò usare la luce quando sono vicino a lui. Tanto possiamo vedere comunque per terra. Là non c'è... Là c'è una strada? Ok. Qua si va avanti o si va indietro? Qua si va avanti. Ok, quindi vuol dire che devo andare per di qua per fare la strada sbagliata per prendere cose extra. Ok, perfetto. Vai. Luce! Olè! E infatti, quante belle monetine e quante belle statuette. Devo cominciare a girare un po' il coso del gacha per le statuette, vero? Sì, dovrei, dovrei. Non lo farò oggi. Potrei anche farlo oggi. Abbiamo tutto il tempo, no? Allora, stiamo attenti. Oh, ok, questo l'hanno messo molto vicino apposta. Esatto, esatto, esatto. Possiamo andare per di qua prima, però. No, no, no. Ah,
Ok. Questa è una porta... sì, entrata unica, insomma. Possiamo espellere perché ci servirà adesso l'abilità Lama Chakram? O Lama normale? Beh... Così? Sì, ok. Per quanto può restare? Sto tenendo premuto il pulsante B. Ok, No, no, no! Oh, sì! Non era infinito? Pensavo di colpire il bombospino, a quanto pare no. Abbiamo salvato il secondo Waddle Dee. Wow! Pelo pelo proprio, Pelo pelo. E adesso devo riprendere la lampadina, quindi... Boccomorfosi? La chiamerò Boccomorfosi, gente. Lampadina, appunto. No, no, piano. Whee! Vai. Ci vedo ancora? Sì, sì che ci vedo ancora. Lumina! Lumina. Non illumina, mi raccomando. No, lumina. Vai avanti di qua! Ok. Vedo un macaron, però aspetta, c'è anche una strada qua. Ok. Luce? Oh, li vedo. Sono bombospini, ok. Devo essere veloce. Vai. Mi allontano. Resta acceso, vero? Ok, perfetto. I bombospini tornano anche indietro. Ok, ce l'ho fatta. Salvato il Waddle Dee. Ce ne resta solamente uno. Ci sto mettendo poco tempo, ma... ve l'ho già detto. Dovrò fare un bel po' di vie del tesoro oggi. Altrimenti non potrò potenziare nessuna abilità. E... voglio potenziare le abilità. Allora, dammi questo. Macaron, è un dolcetto? Sì che è un dolcetto, perfetto. Ne resta solamente uno. Ci ha messo un po' a caricare, ma non importa. Non posso più portare la lampadina con me, perché adesso questa cosa si sgretolerà. Esatto, esatto. Allora, vedo però una testa calda e... spettri. Ce l'ho fatta! Ho fatto una combo! Finalmente ho fatto una combo come si deve, ok. Facciamo una cosa. Dammi la testa calda, dammi il fuoco di vulcano e possiamo andare avanti. Quella è finta. Quella è finta, vero? Sì, sì, si vede che è finta, ok. E non c'è niente dietro. Quindi ci danno un premio per aver scelto la strada giusta? Suppongo sia quello. Cabocia non è cabocia, gente. Sono peperoni verdi che... fun fact, a quanto pare i peperoni verdi sono odiati dai giapponesi. Perché? Non ne ho idea, ma sembra essere così. Almeno così ricordo la Doremi. Ma non importa. Vai. Bruciamo la testa calda con ancora più fuoco. Sì. Potrebbe aver senso la cosa. Altra scelta. Questa è finta. Questa è finta. Questa è assolutamente finta. Qualcosa dietro? No. Ok. Mi sa che non c'è niente là dietro. Oh, bomba. Bombs. You want it? Vieni da paparino. Ok, perfetto. Addio fuoco. Benvenuta bomba. Dammi questo. Dammi questo soprattutto. E adesso... pronti per esplodere, perché arriveranno un sacco di nemici, ovviamente, vero? Sì! Explosion! Bakuretsu, Bakuretsu, la la la. E qui c'è l'ultimo fetto. Non riesco a parlare. L'ultima fetta di torta. Ok, ho mangiato tutto quanto. La vedo una moneta. Come ci arrivo laggiù? Ci posso saltare qua giù? Sì! Ok, perfetto. Passaggio segreto, ok, che ci porta ad una pergamena, ok. Progetto per l'abilità bomba a tempo. Ora puoi portarlo, vabbè, sì, scialla, scialla. Potenzieremo anche la bomba, che si può quindi potenziare, ok. Vai, vola, vola, aspetta, fermi, 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 fermi. Ci arrivo? No, 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 no. Ok, sì che ci arrivo, perfetto, perfetto. Dammi spino, aspetta, mi sa che posso provare una cosa, vai. Ah, no, volevo vedere se potevo prendere due abilità insieme. Prendiamo spino, ho detto. Strada giusta? Questa. No, è questa. Sì, è questa, è questa, è questa. Vero? Perché non si attiva? No! Ok. Oh, perfetto, c'è un distributore. Boccomorfosi. Ok, basta. La smetto, la smetto. Comunque sì, morfo distributore. Abbiamo 150 lattine. Possiamo quindi andare avanti senza problemi. Fantasmi! Volete una lattina? Perfetto. Posso anche distruggere questi cartelloni giganti. Allora, aguzziamo bene la vista. Aspetta. No, li vedo, li vedo. Si vedono benissimo, gente. Ok, perfetto. Pensavo fosse un problema, in realtà no. Sono messi apposta per nascondere le monetine, quindi possiamo romperli per prendere cose extra. E sicuramente ci manca un Waddle Dee, vero? Sì, ok. Dobbiamo trovare un Waddle Dee. Sono sicuro al 120% che ci sia un Waddle Dee dietro a questi cartelloni, quindi vai così. No... no, sì, però magari prendiamole le cose. Ok. No, no, no. Ho sbagliato. Eccolo là. Che vi ho detto? Che vi ho detto? Ah, ah. Waddle Dee ottenuto. Distruggi 13 alieni usando il morfo distributore. Ok. Quindi vuol dire che ho fatto tutto quanto, vero? Ah, e mi dà anche una lattina. Grazie.
Mi sa che abbiamo finito il livello al 100%. Meglio così, meglio così. Qualcosa qua dietro sembra di no. Ok, perfetto. Allora, Waddle Dee, sono il vostro salvatore. Na-na-na-na-na-na. Non lo farò mai. Ah, ho saltato una missione. Ok, non ho saltato una missione completa senza toccare i bombospini fantasma. Bene, ok, pensavo di averla mancata, ma a quanto pare non l'ho mancata. Non di proposito, va bene. Statuette. Abbiamo il Bon Bon Invincibile, 2 stelle. Il Serbatoio per l'acqua, per la boccomorfosi. E... oho! Gorimondo. Per Gorimondo il centro commerciale è il suo territorio. Questo è importante, quindi lo leggo. Fa parte del consiglio esecutivo delle bestie, che gli ha affidato l'incarico di catturare i Waddle Dee e procurare cibo per tutti. Ma ha un debole per la frutta, e quella finisce solo nella sua pancia. Per questo viene spesso sgridato. Poverino! Però ci sta, ci sta. Waddle Dee, tutti salvi! Allora, mi sono perso il nome del livello. Però prima abbiamo sbloccato nuove cose da fare. Ovviamente, ovviamente. Le faremo adesso. Come si chiama? Sfilata da sogno a Meravilla. E c'è... c'è la ruota panoramica. Ok, perfetto. Allora, cominciamo con le cose. X, grazie. Oh, mamma mia, quanta roba abbiamo ancora da fare. Non mirerò all'obiettivo. Non è il mio obiettivo di oggi, appunto. Voglio solamente prendere le pietre rare. Allora, cominciamo con tesoro normale, che si trova appunto nel mondo 2. Dolce successo, impeto... ah, vabbè, prendi un bombone e vai avanti. Pronti? Via! Ok, anche perché non è possibile risucchiare gli scarfi, ok? Quindi... ah, devo attivare tutto. A saperlo prima l'avrei fatto prima. Ok. Vai. Seguitemi, scarfi. I leggendari. Ok. Nemici di Kirby che non possono essere assorbiti. Appare al centro, vero? Oh, ok. Sì, appare tutto quanto al centro. Quindi, pronti? Partenza. Via. Ma nessuno ha detto che devo sconfiggere i nemici, vero? L'importante è andare avanti. Quindi corriamo. E arriviamo alla fine del livello. Olè! Eccola qui, pietra rara. Con l'obiettivo. Aha. Non era tanto complesso, gente. Bastava premere gli interruttori. La difficoltà. Devo prendere minimo 4 pietre, vero? Sì, perché abbiamo il progetto spada e il progetto bomba a tempo. E potenzialmente anche altre 2 per potenziare altre abilità che sicuramente troveremo più tardi. Allora, morfoscale, difficoltà 3. E questo livello era nascosto, bisogna appunto esaminare la grotta. Passo a passo, scale in movimento! Pronti? Via! Ok, boccomorfosizziamoci? Esiste come termine? Non lo so, ma vabbè. Questa missione equivale a premi il pulsante, sali le scale, premi l'altro pulsante. Ok, va bene. Sarà ovviamente con più scale dopo. Ok, allora per la larghezza perché non me l'ha fatto mettere là? Vabbè, non importa, perché in effetti le scale devo mettere quelle che vanno verso destra alla fine. Ok, questo lo posso capire. Mentre queste qui le devo mettere per tenere premuti i pulsanti, altrimenti non posso andare avanti. Sputa pure, ok, perfetto. Allora vai, boccomorfosi. Scale. Ok, addio conigli. E questa è fatta. Va bene, va tutto quanto bene. Siamo ancora in tempo per tutto quanto. Abbiamo 2 minuti e 18. Oh mio Dio. Devo, credo, prima attivare questo interruttore. Ok, esci. No, non me l'ha fatto premere. Ok, allora vai qua. No, ok, non posso usare quelle scale allora. Un attimo però, perché? Forse devo andarci con... facciamo una cosa, gente. Sì, ho perso troppo tempo, ci riprovo, dai.
Ok, ho rifatto tutto quanto, miriamo solamente a finire la missione e non all'obiettivo, ovviamente, perché altrimenti non ce la posso fare. Ora, se faccio così e spelli, il pulsante resta premuto. Se poi uso questo qua... Però aspetta, va bene qua, vero? Perché dovrei poi usare le scale, quelle di sotto. Faccio bene a fare così, giusto? Ok, perfetto. Schiaccia questi grandi cabu. Va tutto quanto bene. Abbiamo 1 minuto e 55. Poi ovviamente rivedrò la mia soluzione. Insomma, potevo metterla qua in effetti. No, un attimo. Sono leggermente perso, perché se metto questa qua, vuol dire che posso poi passare con le altre scale, che suppongo debbano rimanere là. Ok, vediamo un attimo. Così dovrei potercela fare. Non farmi male, ciccio. Ok. Allora, ci restano 2 scale da piazzare. 3 in realtà, ma una già so dove sta. È la, là in alto a destra, insomma. Ok, se ti metto qua. No. Ah. Quindi devo mettere questa qua sopra. Oh mio Dio. Ok, sì, non ci ho capito un tubo di questa missione. So che la risolverò, perché ho capito alla fine il puzzle. Però, no, ho sbagliato troppe cose. Non importa, non importa. Memorizziamo come ho fatto e replicate senza fare gli errori che ho fatto io questo puzzle per appunto prendere l'obiettivo. Poi non so quanto tempo ci sto mettendo. Abbiamo ancora 50 secondi, ma piano piano dovrei farcela. Ok, espelli. E l'ultima scala va su quell'ultimo interruttore. Ok, perfetto. Mamma mia, va bene. Era a 3 stelle, quindi vuol dire che era complesso. Va tutto bene. Ora saliamo. Addio Gabu, si chiama il tizio, non importa. E fine. Ok, perfetto, non ce n'è un altro. Fine livello. Allora, ci ho messo 2 minuti e 24 al posto di 1 minuto e 45. Ok, non avessi sbagliato la parte finale, probabilmente ce l'avrei fatta anche in tempo. Forse. E con questo posso già potenziare l'abilità spada, però voglio prendere altri cosi, quindi... Stellina, bene. Allora, che ci manca da fare qui? Ci manca... Tesoro tornado a 1 stella. In alto e ancor più su, una via spinosa. Pronti? Via, ok. Tornado! Premi di nuovo B per fare A. Ok, per interrompere. Posso saltare? Sì, ok. Si può saltare. Ma tenendo premuto il pulsante B magari faccio anche meglio. No, 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 la via spinosa. Ok. Vai. No, ho sbagliato. Tutto ho sbagliato. Oh, così si fa. Mamma mia, perfetto. Così. Basta tenere premuto tanto il pulsante B. E adesso qualcosa forse riesco a farla. Fammi andare avanti, fammi rompere questi cosi. In realtà non dovrei neanche rompere, dovrei andare avanti e basta. Vai, ho sbagliato tutto, ma non importa. Ho preso la pietra rara. 37, 30. Peccato, peccato, non importa. Si può fare, l'avete visto anche voi. Allora, prossima via del tesoro. Bing. Ah, e proveremo le abilità quando le avremo sbloccate, mi raccomando. Allora, almeno voglio finire quelle del mondo 2. Poi faremo quelle del mondo 3 più tardi. E off camera batterò un'altra volta Tropic Woods per appunto i suoi achievement. 1 minuto, ok, fai luce, interruttori, lanterne e per i Waddle Dee. Pronti? Via, ok, lanterna equivale. Non usare la meteora. Ecco cosa equivale. Non avete visto niente? Voi non avete visto niente? Ovviamente il movimento mi fa la meteora. Quindi vuol dire che se faccio il salto devo poi lasciare il pulsante. Ok, mamma mia, ci voleva così tanto. Conviene sparare da per terra però. Conviene molto sparare da per terra. Oh, non usare testa calda, ok. Vai, abbiamo perso già troppo tempo mi sa. Fuoco. Fuoco! Ho detto fuoco! Fuoco! Mi colpisci la lanterna? Grazie mille. Ok, visto? Queste 2 stelle di difficoltà. E si può sbloccare, mi sa, solamente se appunto abbiamo fuoco
di vulcano. Perché se abbiamo fuoco normale non abbiamo l'abilità giusta. Ok. Quanti sono? Ok. Vai. Illumina la via. Illumina bene la via. Vai. Non l'ho accesa. Lo so che non l'ho accesa. Non preoccupatevi. L'ho vista. Vai. Dai. L'ultima. E ce l'ho fatta. Ok. Queste quest sono necessarie per il 100%. Presa. Yeah. Ce l'ho fatta? Obiettivo? Sì, ok. Per 2 secondi. Per 1 secondo e mezzo in realtà. Non importa. Va bene così. Ok, ci restano solamente, mi sembra di aver visto, 3 vie del tesoro del mondo 2. E poi possiamo concentrarci sul, non lo so, il boss del mondo 3. Ehi. Allora, dov'è? Eccola qua. Spada e lama chakram. Facciamo prima lama chakram e poi facciamo spada. Eccoci. Lancia, gira e riprendi. Aziona gli interruttori. Via! Ok, che devo fare? Lancia, gira e riprendi. Ah, ok, premi 2 interruttori insieme con le lame chakram. Sembra facile, ma non è, perché devo fare così. Ok, no, in realtà è facile, ma devo stare comunque attento. Brontolotteri. Come ha fatto a lanciare per di là? Oh, ok. Vai. Perfetto, vai Kirby. Vai Kirby, ignora i Kabu. Ignora i Kabu. Non cadere di sotto, per favore. No, 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 mi hanno trollato. Mi hanno trollato questi Duke de Zac. Mamma mia, che trolloni. Vai, 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 attiva tutto, attiva tutto. Basta. Oh, oh mio Dio. Senti, vai via, va. Lancia. Duke de Zac, perché devi trollarmi? Vai, lancia, lancia. Ok. Davvero? Mi sto facendo sconfiggere da dei Duke de Zac. Siamo seri. Oh, mamma mia. Vai. Avrò perso sicuramente, ma non importa. L'importante è aver finito la missione. Mamma mia. Ho quasi perso una vita. Oh! Cosa che volevo assolutamente evitare. Ok. Oddio, non esistono vite in questo gioco, quindi non credo si perda una vita, ma non ho fatto game over. E l'importante è quello. La difficoltà aumenta di un sacco però, da 1 stella a 2 stelle, eh? Quindi devo stare molto più attento. E l'ultima missione si trova, ci vado manualmente, ok, qui, tesoro spada, taglionetto, spada alla prova. Che spada è una delle abilità più caratteristiche di Kirby e di Link, quindi possiamo provare a fare robe. La cosa brutta è che non possiamo più fare l'attacco energetico verso l'alto, perché ha capito. Eeeh, devo fare così? Bene, allora, nessun problema, dai, avvicinatevi, lo sapevo che arrivavano in gruppo. Perfetto. L'attacco rotante c'è ancora però, quindi... Attacco rotante! Benissimo! È praticamente una battaglia boss. Una mini arena? Ecco, forse è meglio dire mini arena. Vai. Così, taglia. Un colpo basta per tagliare tutti? Ok, vai così allora. Smash! Avvicinatevi... Oh, 2! Ole! Ah, no, avrei dovuto attaccarli un po' meglio. Non importa, mia colpa. Così si può fare, vero? C'è questa combo, che vi ho fatto vedere l'altra volta in effetti, è guardia più A, poi A e poi B. Sarebbe, oh, mega cavaliere selvaggio, sarebbe così, così e così. Vabbè, non l'ho fatta perché mega cavaliere trolla. Ok, vai, 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 taglia. Ti difendi? Lo sapevo che ti difendevi, quindi adesso ti colpisco da dietro. Con l'attacco caricato, mamma mia, il danno che si fa al mega cavaliere così, Benissimo, ce l'ho fatta? Sembra di sì! Però non in 1 minuto. Per quanti millesimi di secondo ho perso? Per 1 secondo e 3 millesimi. Mi va bene allora come cosa? Mi va molto bene. Sempre meglio di perdere per 3 millesimi di secondo. Potrei farne un altro, sapete? Siamo a 6, ma arrivare a 7 non è una cosa così brutta. Ok, allora facciamo quello e poi basta. Prima però, non abbiamo mai visto collezione. Ok, volume 1. Ecco qua tutte quante le nostre figurine. Abbiamo Kirby, ovviamente, abbiamo Elfilin, abbiamo Waddle di aiutante, Spino, Ghiaccio, ci sono le varie abilità. Solamente quelle con le 3 stelle hanno descrizioni? Esponi in casa? Esponi in casa.
Questa figurina ora... Ah! Possiamo esporre fino a 3 figurine alla volta in casa di Kirby. Vedremo tra poco la cosa. Questa è una coroncina. Perché è una coroncina? Ti metto in casa. Ok. Allora, che devo fare? Giusto, giusto. Un'altra missione e poi andremo nella casa di Waddle Dee. Nella città di Waddle Dee. Tesoro Spino, vai, perché no? Eccoci! Rotola senza sosta, la strada di Spino. Wow, chissà che devo fare, vero? Rotola, 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 salta i nemici e rotola, rotola. Non dobbiamo per forza attaccare i nemici, dobbiamo andare avanti e basta, vai così. Possiamo spammare lo spino. Oh mio Dio, quanti nemici, non ci capisco niente, ma l'importante è andare avanti a raccogliere questi abilità spino. Questi abilità spino, nota bene, eh? Non importa, mi sa che ce l'ho fatta anche nel tempo limite. Perché ho corso come un pazzo. Esatto! Per 5 millesimi ce l'ho fatta. E ricordo che sono solamente monete extra. Ma ripeto che molto probabilmente per il vero 100% bisognerà raggiungere sempre gli obiettivi che prenderò off camera, perché sì, basta. A una certa, a una certa. Allora, pietra rara ottenuta. Possiamo andare nella città dei Waddle Dee e potenziare le nostre abilità. Quindi, ovviamente torniamo indietro. Eccoci qua, città dei Waddle Dee, che forse abbiamo ampliato? Non credo, ancora non so come ampliare ulteriormente la città. Probabilmente dopo il mondo 3 avremo abbastanza Waddle Dee per appunto aumentare la città. Se si può ancora aumentare, ovviamente. Allora, Evolution, però devo prima parlare con il Waddle Dee. Ecco qua, non ho solo un progetto, ma ne ho più di uno, ne ho due. Vabbè. È più di uno, giusto? Scusa per l'attesa. Ora l'abilità spada può evolvere in spada mega e non mega spada. È diversa. E adesso bomba si evolve in bomba a tempo. Abbiamo sicuramente abbastanza per spada, se è sempre due pietre, esatto, quindi Evolution! Che salterò perché si fa prima. Eccola qua, l'abbiamo vista nella demo. È un'abilità molto simile all'abilità spada, perché ovviamente si chiama spada mega, però il colpo caricato è questo. E la difesa è questa, che fa male ai nemici a quanto pare e anche a Elfilin. Vabbè, allora, bomba. 3? Ok, quindi ho fatto bene a prendere più di una pietra rara extra, insomma. Però progetto bomba a tempo, vai. Sai, mi sa che non ti conviene prendere a martellate una bomba. Però, eccola qui. L'abilità bomba si è evoluta in bomba a tempo. Con un suono molto diverso. Vuol dire che è l'ultimo potenziamento e ce n'è solamente uno per l'abilità bomba. Allora, se sconfiggi i nemici uno dopo l'altro mentre la bomba a tempo è attiva, puoi fermare il tempo... Possiamo fermare... Zauardo! Abbiamo fermato il tempo? E infatti non spawna neanche il nemico. Oddio, possiamo letteralmente fermare... E dura un sacco, eh? Vorrei far notare questa cosa. Dura un sacco questa abilità. Ok, devo farlo, ok? Devo assolutamente selezionare la bomba a tempo, andare in città e provare a fermare il tempo vicino ai Waddle Dee. Anche solo per sfizio, poi fermeremo la cosa. Quindi adesso ci sono 3 livelli di carica, non 2. Ok, sono pronto. E vai! Sta Platina! Zauardo! Quindi, nella prossima parte di Kirby e la Terra Perduta, affronteremo il boss del mondo 3. See you next time!